Beh, il tema di oggi è particolarmente scottante. Questo perché a nessuno di noi proprietari fa piacere pensare che il nostro cane potrebbe arrivare a mordere noi, i nostri familiari o addirittura gli estranei. Ma è quello che purtroppo può capitare. In media quello che si è visto è che una persona su cinque nel corso della propria vita può subire un'aggressione da parte di un cane. Se andiamo a vedere i dati statistici, sembra che gli estranei siano le principali vittime di queste aggressioni. In realtà, nella casistica, vediamo che non è proprio così. Ma perché quel dato, cioè cani aggrediscono gli estranei, è quello più noto? Perché molte volte quando il cane morde tra le mura domestiche uno dei familiari, si è portati a non segnalare l'accaduto. E se anche si dovesse ricorrere alle cure del pronto soccorso, la vittima, sapendo che è il proprio cane ad averla morsa, segnalerà che è stato un cane vagante. Quindi questo falsa un po' l'epidemiologia, quindi la statistica che noi abbiamo a disposizione. Ma noi clinici comportamentali siamo ovviamente molto più portati a identificare qual è la realtà dei fatti, perché quotidianamente visitiamo cani che hanno morso e nella maggioranza dei casi questi cani hanno morso i proprietari. Quali sono le cause principali che possono indurre un cane a mordere? In linea di massima dobbiamo partire dal presupposto che l'aggressività la possiamo considerare una caratteristica del tutto normale, fisiologica, per ogni essere vivente, per ogni animale, perché ovviamente sappiamo che quella componente aggressiva è ciò che può aiutare anche il cane ad affrontare alcuni pericoli e di conseguenza a sopravvivere. A volte però questa aggressività assume una connotazione patologica, vuol dire che perde quelle caratteristiche tipiche del comportamento normale. Ad esempio diventa un'aggressività immotivata, impulsiva, incontrollata, non proporzionata allo stimolo ricevuto, inarrestabile. Ecco, quando assume queste caratteristiche, dobbiamo considerarla una aggressività anomala, un'aggressività patologica. Alla base di questa aggressività patologica ci sono ovviamente delle alterazioni emotive del nostro cane, che lo inducono quindi a reagire in maniera non corretta. Quelle che sono le principali forme di aggressività che riscontriamo e che sono alla base poi di queste reazioni nei confronti degli estranei o dei familiari sono principalmente due. La aggressività da irritazione, che ha come obiettivo principale quello di interrompere un'eventuale interazione da parte di terzi nei confronti del cane. Esempio, il proprietario si avvicina al cane per coccolarlo, ma se il cane in quel momento non è interessato a dare questa disponibilità, lancerà una serie di segnali che nel momento in cui verranno colti permetteranno di evitare il conflitto e quindi una reazione aggressiva. Laddove invece venissero continuamente sottovalutati, continuamente tenuti in scarsa considerazione, ecco che il cane li abbandonerà in favore di una reazione aggressiva. E in effetti si renderà conto che le volte in cui non è intenzionato, diciamo, interagire col suo proprietario o uno dei familiari, basterà ringhiare o arrivare anche a mordere per bloccare l'interazione. Perché in effetti noi proprietari in quel caso ci fermeremmo. Mentre laddove il cane avesse utilizzato in passato solo dei segnali, per esempio quelli di pacificazione, per dirci non voglio interagire, magari, come dicevo all'inizio, noi non saremmo stati particolarmente abili a coglierli o a rispettarli. Alcuni di questi segnali li abbiamo già visti, li conosciamo. Esempio, il distogliere lo sguardo, il leccarsi le labbra o il naso, è un modo per dire lasciami stare. Ma se io proprietario insisto, ecco che costringerò il cane, soprattutto se non ha delle vie di fuga, a interrompere quell'interazione con altri segnali, ad esempio appunto quelli aggressivi, che se ulteriormente verranno in qualche modo sottovalutati, porteranno per forza di cose a uno step successivo, e cioè a un'aggressione vera e propria, la morsicatura. E questa è una delle forme di aggressività, cioè l'aggressività da irritazione, che è quella che riscontro più frequentemente appunto negli incidenti domestici. L'altra forma di aggressività diffusa e che è rivolta principalmente agli estranei, siano esse persone o anche cani, è quella da paura, così definita perché il cane in quelle occasioni è fortemente preoccupato e spaventato dallo stimolo sociale in questo caso che si trova di fronte e di conseguenza per cercare di allontanarlo si mostrerà particolarmente aggressivo, a volte in maniera talmente impulsiva e imprevedibile da arrivare a pinzare la persona
senza che il proprietario abbia avuto modo di anticipare ed evitare l'accaduto. Queste due forme di aggressività, quella da irritazione e quella da paura, sono sicuramente tra quelle più diffuse, ma sono tra quelle che più facilmente si possono poi diagnosticare e gestire, andando in questo modo a ridurre il rischio di possibili ulteriori episodi di aggressività. Come sempre, si deve lavorare su un discorso di prevenzione. Da un lato, la formazione dei proprietari, affinché diventino particolarmente abili a gestire e a leggere i segnali dei propri cani, dall'altra un'ottima selezione di soggetti equilibrati in modo tale che non ci sia quell'alterazione emotiva che induce ad avere delle reazioni spropositate. Continuiamo a amare i nostri cani, a tenerli nelle nostre famiglie, ma dobbiamo essere consapevoli che l'aggressività fa parte anche della loro natura e che a volte questa aggressività diventa patologica per una serie di motivazioni che è bene andare a indagare, onde evitare che non solo ci siano altri episodi, ma soprattutto che il nostro cane continui a essere a tal punto a disagio da dover ricorrere a delle reazioni aggressive per sopravvivere. Bene, mi auguro che questo video ti abbia fornito qualche informazione in più, in modo tale che ti possa aiutare nella convivenza con il tuo cane. Ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti sul canale YouTube, cliccare sulla campanella per poter essere continuamente aggiornato, condividi il video con tutti i proprietari che conosci e, mi raccomando, aspetto un tuo commento qui sotto. A presto e ricordati, se lo ami, lo aiuti. Ciao!